Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo tornati dopo Roma-Napoli, Lazio-Inter. Sceglierò la Lazio da milanista, ecco, la Lazio. E spero tanto che gli faccia un bucio di così. Vediamo. Detto questo ragazzi, vi ripeto, seguite Calcio Casse e Fruttini, ve lo lascio il nome del profilo Instagram. Lazio-Inter, andiamo a dare un'occhiata alla formazione. La Lazio che è senza Basta, Lukaku e Radu e si schiera con Stracoscia, Basso, Stacerbi, Luis Felipe, Luic, Luis Alberto, Leva, Milinkovic, Savic, Marusic, Immobile e Correa. Formazione dell'Inter la vedremo più avanti. Abbiamo Acerbi che 86 in difesa, cioè vabbè. Il problema ragazzi è che c'è da battere un certo Handanovic. Ed è quella la cosa che mi preoccupa di più. Guardate già qua l'allenamento che parate che sta facendo. Ok, San Siro, domenica sera. San Siro lo batterà. Domenica sera, ore 20:30. Però cioè, guardate, vabbè, siamo in un videogioco, tutto quello che volete ragazzi, ma come si è da battere San Siro. Adesso voglio scrivere il mio commento. Salviamo San Siro. L'incrocio che però è entrato nella storia resta quello del 5 maggio 2002. Lazio Inter, Lazio che con la vittoria andrebbe ipoteticamente a superare la Roma di un punto, per la Roma che giocherà con Napoli. Andrebbe al quinto posto prima del Milan. Con l'aiuto della grafica, poi oggi è venerdì, quindi io non so cosa succederà. Handanovic, Cedro, Suarez, De Vrij, Skriniar, Samoa, Vecino, Brozovic, Politano, Perisic, Nengolan, Icardi che è tornato. Peraltro però Martinez e De Vrij sarebbero indisponibili, però vabbè, perché si sono infortunati credo qua nazionale o in allenamento. Però non voglio darvi le cose per certo finché non le so. L'ho saputo da Ras della Fossa. Questi sono vabbè. I giocatori che cominceranno la sfida. Ecco la nostra Lazio che gli è prestata per questo quarto d'ora di partite di video. Parola Badelli, Caicedo, Wallace, Proto, Berisha e un altro in panchina. Panchina che comunque ha, a differenza della partita precedente a Partisai, ha molto più nutrita, quindi sicuramente un'entrata Parolo in campo Pedro sicuramente la farà. Detto questo, batterà Icardi, pensa su fascia di capitano che è di Handanovic, e si va, speriamo una partita risultato onesto e reale, cosa che fortunatamente l'ultima volta è successo. Nainggolan, ecco Vecino, bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Luis Alberto. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Luis Alberto può diventare determinante con il suo estro, con la sua classe. Vedremo quello che saprà dare. Viene da una doppietta che gli ha dato morale e fiducia, la condizione ideale per esprimere al meglio tutto il suo talento e la sua classe in zona gol. I difensori avversari dovranno fare molta attenzione. Se ne va in progressione. Milinkovic Savic. Sale Lulic. Può far partire il cross. Lazio che può battere la rimessa con le mani. Sale Lulic. L'avevo fintato il cross e poi l'ha fatto davvero, però. Per fortuna il calcio d'angolo. Buono. Il tentativo di Milinkovic, vedo da 21 sulla schiena. Poteva andare meglio, però vabbè. Piuttosto che niente, male.
Il lancio profondo di Icardi. Attenzione a destra. Traversone che si perde senza possibilità. Con niente siamo usciti, eh. Immobile! Andiamo! 1-0. Che frecciata! Che frecciata, ragazzi! Non credo sia finita qui. Aldanovic guarda. Gol di Ciruzzo. Ciro Immobile. C'è stato il tocco del portiere. Gol molto simile a quello di Milik contro la Roma. Bella precisa, guarda. Sembra proprio che la voglia evitare. Sembra che la voglia evitare andare la palla lì. Immobile che segna il gol dell'1-0 al 20° minuto. Adesso vediamo cosa e come e se reagirà l'Inter. Però l'Inter l'ho vista molto determinata, soprattutto nei primi 10 minuti. Una squadra che pareggia molto volentieri con il lo so. Luis Alberto. Cercano spazi. Milinkovic Savic. Calcio d'angolo per la Lazio. Bravo, bravo Sergio, bravo. Non ti disperare. Marusic 2-0. Che incornata. Che incornata, ragazzi. Questi è proprio messa ai ferri corti. Messa ai ferri corti. Che incornata. Andanovic sveglia però, Sveglia però andare. Pam. Ramos. Vabbè, abbiamo un Ramos in difesa. 2-0. 2-0. Nel giro di 7 minuti l'Inter piegata proprio. C'è il lancio sulla fascia. Correa. Correa che corre. Correa che corre. Correa che corre. Vabbè, Immobile. Questo è un glitch. Questo è un glitch palesissimo. E poi vabbè, Scarpano, mamma mia. Scarpone 100 milioni. Ah, ma c'è stata deviazione. Allora, questo non sarà gol, però. Ci rimane un attacco. Penso. Sì. Luis Alberto. Questi passaggini molto sbagliati. Brozovic. Perisic. Non fischiare ora. Vabbè, fischia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi. Non fischi. Tesoro, sono 49, Oh, ti sei degnato di fischiare. Ti sei degnato di fischiare. 2-0, reti di Ciruzzo Immobile e Marusic, che però piegano l'Inter a stare sotto e eventualmente anche sotto al Milan. Vabbè, non ha ancora giocato il Milan, quindi è tutto pronto a San Siro per il calcio. Diciamo la realtà virtuale se Milan vincesse, e quindi sì, prosegue. Vale per Ciro Immobile giù in area. Salutare Andanovic. Che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi. E ci sono gli applausi. Una vera e propria standing ovation per lui. Attenzione al giro. Correa. Nessun problema per Andanovic. Blocca Andanovic. Ho fatto entrare Romulo per Luis Alberto. Perché mi fido di Romulo, che ha giocato nella Juve. Però ho fatto uscire un 85 per un 76. E non vorrei pentirmene di questa scelta, Quindi mi raccomando, FIFA. Correa. Immobile. Bravo Ciruzzo. Ci prova solo lui. Ci prova solo lui. E ci prova anche bene. Perché alla fine Andanovic lo impegna in maniera molto sufficiente. Perché l'ha data addosso a lui? Perché serviva un gollino qua. Un gollino. Perché c'è tutta questa copertura qua, infatti. Tutto fermo. Icardi è in posizione di offside. Fuori gioco. Tanto facciamo montare Paolo per Correa, un centrocampista per un attaccante, ci sta. Tanto che Gagliardini per Brozovic, come diceva Sandro, Brozovic. E secondo me
Buona l'idea qui. Angola, ma perché siamo così Nicola, scoperti? C'è la la traiettoria del Frigerio. difensiva. Oh, Miracolo del che portiere, parata rimessa che ha fuori di fatto, testa. stracosce, L'attaccante non ci continua a credo. battersi. Ambrosio. Però Pallone che ha saputo ritagliarsi. un Parolo. parolo, Colpo stacca di testa che bene. sembrava già dentro. Intervento di puro istinto Ancora del Andanovic. portiere. L'Inter ha Parata fatto, dai mi sembra, Ivkovic. due tiri in Dell'Inter porta. altissimo. Forse. Mamma. Palla Però il nuovamente terzo in potrebbe possesso. essere gol. A metri per Che Cozzani. cavalli. Occhio all'occasione per riaprire il match. Hanno Gagliardini. avuto l'occasione per riaprire il match nel finale. Ma invece qua prima Gagliardini, poteva fare ragazzi, poteva sicuramente meglio qui. riscattarsi No, è con i tifosi sconsolato, invece. non riesce a darsi Povero, pace. povero Roberto L'errore Gagliardini. sa di averla combinata grossa. Ci saranno 2 minuti di recupero. Milinkovic-Savic. Lazio che prova a sfondare. Matteo, quanto manca ancora al fischio Finisce qua. finale? Non c'è più tempo, 2-0, dice reti di l'arbitro. La Immobile. Lazio vince dunque questa gara. Marusic. Oggi sono stati straordinari, soprattutto nella Inter fase che offensiva. tornerebbe Niente da fare per a l'Inter. essere l'Inter. Noi che ci si vedrebbe. Non so Una se c'è partita la di grande Champions sostanza, la questa sua di oggi, settimana. può uscire dal Cioè questa che campo viene. certamente soddisfatto. Non ne sono Ha sicuro, segnato però un ci sono in gol, mente, il ragazzi, generale tanti big direi match. che ha offerto Io me li un'occasione ero più che anche positiva, segnati. Io me contribuendo li ero segnati, all'impatto. forse qui. Al successo finale, Sì. protagonista. Liverpool Tottenham. United Bar. Ajax, Juventus e Arsenal. Programma piuttosto stretto. Detto questo, ragazzi, 2-0 per Lazio. Tiri in porta 8-1. Cioè, abbiamo detto due del Inter, invece anche uno. Noi, ragazzi, ci vediamo più presto possibile. Cerco di riprendere l'attività, anche se sarà molto dura. E niente, statemi bene, ragazzi. Voglio un mondo dei bene. Iscrivetevi, lasciate like e seguite Calcio, Cassa e Frutta.